Una valutazione sul risultato del Gran Premio del Brasile. Ma tutto sommato il Gran Premio del Brasile per quanto riguarda Fernando è da valutare in maniera positiva, soprattutto alla luce di come sono andate le qualifiche ieri. Il terzo posto è comunque un ottimo risultato, consente a Fernando di mantenere una striscia di podi consecutiva che dura da Monza e soprattutto gli consente di mantenere il comando della classifica piloti. Purtroppo Felipe non ha avuto una giornata positiva, peccato perché aveva il ritmo di gara per essere probabilmente nei primi 5. C'è stato un problema nel suo pit stop all'anteriore destra nel fissaggio della ruota che lo ha costretto a ritornare nei box subito, praticamente l'ho messo fuori gara. Dopo è sempre rimasto nel traffico e nemmeno con la safety car, dove magari ci sarebbe stata un'opportunità di fare ancora, di rimontare un po' di posizioni, purtroppo sono successe dei contatti con Buemi e altri episodi che gli hanno impedito di finire in zona punti. Tutto sommato quindi lasciamo il Brasile comunque con la consapevolezza di avere ancora tutte le carte in regola per giocarci il titolo piloti all'ultima gara. Con quale spirito la squadra affronta l'ultimo appuntamento ad Abu Dhabi? Ci saranno delle novità sulla macchina? Ma sicuramente c'è una grande concentrazione, perché sappiamo che arrivare all'ultima gara e giocarci il titolo piloti è già un grandissimo risultato, che però non deve farci sentire appagati. Dobbiamo fare tutto alla perfezione, sappiamo che la conquista del titolo è nelle nostre mani, non dipendiamo dai risultati degli altri e ce la metteremo tutta. La macchina sarà uguale a quella che ha corso in Brasile, a Interlagos abbiamo portato alcuni aggiornamenti aerodinamici, ma non ci sarà nulla di nuovo per la gara di Abu Dhabi. Come è avvenuto il trasferimento della squadra e delle macchine per quest'ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi? I meccanici sono partiti nella notte fra domenica e lunedì con un volo diretto da San Paolo ad Abu Dhabi. I tecnici avevano già lasciato il circuito in serata, alcuni abbastanza di fretta per cercare di prendere l'aereo dall'aeroporto di San Paolo, dove sono volati in Europa, in Italia, hanno fatto scalo, sono stati un giorno a casa dove questa mattina c'è stato il debriefing a Maranello e poi hanno ripreso la via dall'aeroporto per andare ad Abu Dhabi, dove hanno trovato già tutte le strutture e il box pronto, perché avevamo già spedito alcuni meccanici in avanscoperta per preparare le strutture pronte ad accogliere le macchine e il resto della squadra.